Ciao ragazzi, sono a Bangkok per qualche giorno per riposarmi un attimo. Sono dormito 11 ore. e ero, Sono un paio di giorni che non mi, non mi sentivo troppo bene. Quindi ho bisogno di riposarmi un attimo. La settimana prossima parto per. Un'altra avventura in un altro paese. In ogni caso, in questo video non, non voglio parlare del mio viaggio, ma volevo parlare di una cosa che mi è successa qualche giorno fa. Ci cioè, ho pensato un po' prima di fare il video perché um, non sapevo se parlarne o no, però poi ho deciso di sì perché credo che sia un tema che è strettamente legato anche all'ansia, o meglio, più che all'ansia, al senso di uh, meritarsi qualcosa, il senso di autostima. E il tema è l'essere licenziati. Non so se avevo spiegato nel dettaglio di cosa mi occupo, io sono una grafica e ho fino ad adesso, insomma, fino a fine settimana scorsa, avevo due lavori. Uno, la mia agenzia che sto cercando di costruire piano piano, abbiamo appena iniziato, ma ce cioè, sto cercando di costruire con mio fratello e un altro ragazzo. Ci occupiamo appunto di gestione social, creazione contenuti e, e strategia marketing. Abbiamo un paio di clienti, ma. Appunto stiamo cercando di crescere perché abbiamo appena iniziato, quindi parallelamente avevo anche un lavoro fisso con orari fissi part time in una cosiddetta, com come dire, pagina Instagram molto famosa. Non voglio dire il nome perché credo che sia meglio così, anche se chi mi ha seguito, chi sta seguito tutti i video forse può sapere, può capire qual era questa pagina qui perché l'ho citata in un, in un video che ho fatto però. In questo caso non dirò il nome. Mi occupavo anche lì di grafica e di creazione di contenuti grafici per la pagina. Cosa succede? Martedì lavoro normalmente eh, questo lavoro inizia sempre con una riunione tutti insieme per fare il punto, assegnare i lavori ai vari grafici e vari varie altre persone, insomma, che collaborano a questo progetto e poi si inizia a lavorare. Il mio lavoro l'ho fatto normalmente, come sempre ho interagito eh, con i colleghi, io ho sempre lavorato in remoto con loro, anche quando ero a Milano, ma ho sempre avuto un super rapporto con tutti i colleghi. Vado vale a dormire, eh, insomma, qui appunto, essendo che l'orario differente, finivo verso la sera. Mi sveglio, guardo la mail e vedo che avevo ricevuto questo telegramma. Insomma, una mail con la PEC. In questo telegramma dicendo la nostra collaborazione finisce oggi, auguriamo il meglio, firmato non dal capo, cioè quindi da questa persona che mi ha assunto, ma firmato dall'azienda. Stiamo parlando, ragazzi, di un'azienda di 10-12 persone, quindi io lavoro lì da ormai quasi un anno, 11 mesi, 10 mesi, e onestamente, a parte rimanere scioccata perché non me l'aspettavo, nessuno mi aveva fatto capire niente, nessuno mi aveva detto niente, non c'era stato nessun preavviso. Nulla, Quindi ho completamente caduta dal pero e vi giuro ragazzi, sono rimasta cioè, a leggere questa mail per 5 minuti buoni fissando lo schermo perché non ci credevo per le modalità e le tempistiche con cui è stata fatta questa, questa cosa. Per le tempistiche appunto perché mi aspettavo quantomeno un preavviso o un segnale. Eh, io sono in partita IVA. Con questa azienda, quindi non sono assunta, quindi legalmente questa cosa si può fare, ma a livello umano, ragazzi, non ci siamo proprio. A livello umano, dopo quasi un anno, io mi aspettavo un messaggio, una mail, una chiamata. Vabbè, ok, non ce la fai ad avvisarmi una settimana prima? Mi avvisi almeno il giorno prima tu, capo, con una mail firmata da te e non firmata dall'azienda? Mi chiami su Whatsapp, mi facciamo un meeting su Zoom, qualsiasi cosa. Ma in questa modalità è stato, mi sono sentita proprio come scartata, come se fossi un numero. Ok, vai via, via il prossimo, cioè umanamente. Zero, zero empatia, zero rispetto, soprattutto il rispetto, perché comunque sono stata una persona che vuoi, non vuoi ha lavorato per la tua azienda per quasi un anno. Se non ti piaceva il mio lavoro o non ti piaceva il modo in cui lavoravo, perfetto, e la tua azienda puoi decidere tu chi lavora per te e chi no. Ma secondo me ci sono delle cose che, ripeto, proprio a livello umano uno dovrebbe imparare, dovrebbe fare se vuole essere un buon leader e non chi si millanta a essere essere leader quindi dopo aver letto questa mail ed essere rimasta scioccata a dir poco scrivo a lui direttamente una mail um, dicendo che queste cose che vi sto dicendo voi ragazzi che sono rimasta allucinata dalle tempistiche e dalle modalità in cui è stato fatto questo mi aspettavo perlomeno un preavviso di un giorno anche una settimana due settimane un mese, insomma, se uno vuole essere carino, eh, chiaramente uno si organizza anche a livello lavorativo, dall'oggi al domani con un telegramma. Mi sembra veramente, ripeto, e torno sulla mancanza di rispetto. Anche io ho i miei difetti, però cerco sempre di essere una persona rispettosa, almeno ci provo verso gli altri. E quando mi prendo queste inculate, scusate il, il, il francesismo, ma a livello lavorativo mi è successo parecchie volte, ci rimango sempre molto male. Eh, perché non credo di... ma non credo che nessuno meriti di essere trattato così, di essere scartato così dall'oggi al domani, senza un messaggio personale, senza una chiesa così, come se fossi vai via, entra il prossimo, eh, come se non fossi niente, come se non fossi neanche una persona. È stato veramente brutto. E gli ho mandato questa mail dicendo un po' tutto quello che pensavo su di lui, che mi ero tenuta nel corso di questi nove mesi. In realtà era già da mesi che io pensavo... Insomma, che volevo andarmene in qualche momento. Eh, per fortuna, nel, appunto nel team lavorativo, io mi, mi trovo bene con tutti e durante il lavoro quotidiano non, avevo, non mi dovevo interfacciare con questo capo eh, narcisista estremamente tossico, ma mi interfacciavo con altre persone che invece rispetto e che trovo bravissime. E quindi non mi pesava neanche più di tanto. Il progetto in sé mi piaceva in più. Adesso che sto viaggiando, chiaramente mi faceva anche comodo avere un, diciamo, uno stipendio fisso oltre alle entrate che ho. Col progetto che sto portando avanti come fratello. Quindi uh, sono rimasta. Però sapendo che prima o poi me ne sarei andata, ma mai me ne avrei voluto andarmene in questi termini, perché comunque credo sempre che per quanto le cose siano brutte, eccetera, sia sempre comunque meglio, eh, ma anche per una propria dignità, o, o comunque per, diciamo, non darla vinta in qualche modo andarsene in, in buoni termini, no? Comunque andarsene senza drammi. Però, eh, questa volta io non ce l'ho fatta, non avrei mai voluto finirla così. Ma se mi avesse licenziato in un altro modo, se mi avesse dato un preavviso, se mi avesse licenziato lui con la parola a livello cioè, dal vivo, eh, o con una chiamata, con un messaggio, sarebbe stato diverso. Con queste modalità, ripeto, mi sono sentita talmente tanto mancare di rispetto che non, non mi sono più tenuta a niente. E quindi, nella mail che gli ho mandato gli ho espresso tutto quello che pensavo di lui, chiaramente sempre in maniera educata, senza essere maleducata o, o troppo, troppo, ma ho espresso quello che, che pensavo. Questa persona, ragazzi, è una persona che credo che nessuno vorrebbe mai avere come capo, purtroppo, ripeto, nella mia vita ho già avuto due o tre capi, due o tre referenti come lui, sono persone che, che dire, forse magari anche voi avete avuto esperienze di questo tipo. Persone che si credono il mondo, persone che pretendono estremo, estrema fedeltà, estremo rispetto, pretendono tutto da te ma non ti danno indietro niente. Persone che ti insultano e con insulti intendo mortificare il tuo lavoro, dire che il tuo lavoro fa schifo quando fai uno sbaglio, uh, in una discussione dirti di stare zitta, eh, insomma, mobbing a manetta. E quindi. Capito che poi uh, essere mandata via con un telegramma è quasi una beffa dopo tutte le cose che comunque io, ma come tutti gli altri che lavorano lì, abbiamo ingoiato giornalmente. Credo che sia una persona estremamente maleducata, estremamente poco rispettosa, estremamente ragazzi, ma questo l'avevo già capito e si è riconfermato se in realtà è stato coerente con uh, quello che ho sempre pensato che, che, che fosse, insomma una persona orribile, um, ripeto, narcisista, egocentrico, poco rispettoso, menefreghista freghista e maleducato, insomma, una bella persona. Detto ciò, chiaramente dopo questa mail non ho ricevuto nessuna risposta, sono stata eliminata da tutti i canali interni, perché quando si lavora in azienda di solito si usano delle chat interne, delle mail interne, dei tool interni per organizzare il lavoro, sono stata eliminata. Alle prime luci dell'alba mi hanno canciato subito da, tutte, da tutti i social, quindi non ho avuto neanche modo di eh, salutare i miei compagni e colleghi di lavoro perché di molti magari non avevo il cellulare, ma ci sentivamo sempre tramite la chat interna. E quindi insomma c'è stato anche questo che mi ha fatto sentire come essere proprio buttata nel cestino. La cosa bella ed è quella che mi porto dentro di questa esperienza è però che. Um, tutti, tutti tranne la sua assistente che appunto um, da qui sono rimasta anche delusa perché pensavo fosse una persona diversa invece non ho ricevuto alcun messaggio da parte sua, niente però da tutti gli altri colleghi che non sapevano niente, sono caduti dal pero come sono caduta io ho ricevuto un messaggio di dispiacere, di, di conforto uh, e anche di... Insomma, erano tutti d'accordo con me sul fatto che le modalità e le tempistiche con cui è stata fatta questa cosa sia stata terribile. Purtroppo lì ehm, si è creato un ambiente tossico perché è stato questo capo a creare un ambiente tossico e molti di loro pensano esattamente queste cose che vi sto dicendo io, ma continuano a lavorare lì un po' per magari bisogno, un po' per quello che stavo continuando a fare anch'io, cioè che il progetto comunque in sé è figo, però chiaramente c'è questa figura che... Come dire, io credo che lui sia la causa, nonostante dia sempre la colpa agli altri e in fanghi dica di ogni del lavoro degli altri, ma io credo che la causa dei fallimenti o dei micro fallimenti del, del business sia assolutamente lui. In questa azienda c'è un turnover, c'è un cambio di personale che non ho mai visto da quando sono a, a lì, che non è neanche un anno, sono dieci, dieci mesi diciamo, ho visto nove persone andarsene via ragazzi. 9 persone, tutte le persone che ho visto andarsene via erano tutte persone bravissime nel loro lavoro, ehm, super professionali e tutte se ne sono andate via o sono state mandate via per questo motivo, ovvero non per il progetto in sé ma per lui. Però chiaramente lui è una di quelle persone che non si fa neanche la domanda forse sono io che non devo cambiare tipo di leadership o devo lavorare un po' su me stesso, no. Cioè, lui pensa che è tutta colpa degli altri, che non sono all'altezza di stare lì dentro e lavorare per, per il suo progetto. E questo, ragazzi, è il tipico comportamento manipolatorio e narcisista di cui ho parlato in altri video. Magari, in altri video parlavo, ne parlavo più sotto il punto di vista relazionale, ma come vedete, non cambia assolutamente nulla. Ora arriviamo a me. Quando è successa questa cosa, cioè mercoledì, oggi è sabato, e mi sono sentita molto spiazzata e mi è rimasto molto risentimento, cioè rabbia nei suoi confronti per un paio di giornate. Um, in realtà anche adesso se ci penso, insomma, mi sale ancora un po' di, di rabbia. Allo stesso tempo, però, ho sentito anche... Quasi come se mi avessero tolto un peso, quindi probabilmente mi ha fatto quasi un favore: nel senso che è vero, le mie entrate in questo momento sono state dimezzate completamente, quindi, da quel punto di vista, anche è salita l'ansia, la preoccupazione. Perché comunque anche sono in viaggio, e eccetera, quindi mi devo ricalcolare un po' tutto, devo rifare un budget. Però dall'altra parte mi sono sentita liberata perché, come dicevo prima, questo è un ambiente tossico da sempre, per colpa sua. Evidentemente doveva finire comunque e, e la, la voglio prendere come un'opportunità. Per incanalare le mie energie, eh, dato che questa cosa mi risucchiava tante energie, non solo dal punto di vista pratico e professionale, ma proprio anche per questa figura, no? queste figure spesso sono vampiri energetici e ti intossicano in qualche modo, nonostante io sia a distanza in remoto, non so le persone che lavorano in ufficio come fanno, però comunque sentivo questa roba e quindi voglio vedere la data positiva e voglio vedere, diciamo, l'opportunità che ho posso avere da questa situazione, ovvero di incanalare le mie energie nel mio progetto e cercare di avere più clienti, di crescere, di incanalare le mie energie lì dove mi sento bene, dove mi valorizzano, dove mi sento valorizzata, e in una cosa mia che non è di nessun altro, quindi non devo rispondere a nessun altro se non a, ai due ragazzi che lavorano con me. Chiaramente, oltre la rabbia e questo pensiero positivo che è venuto dopo, mi sono anche sentita toccata nell'autostima, ovviamente, no? Devo dire che la rabbia è stata di più, proprio perché forse... Ho fatto questo lavoro su me stessa e ho acquisito un po' più di sicurezza in quello che sono io. Due anni fa, probabilmente, se mi fosse successa una cosa del genere, mi sarei sentita molto eh, attaccata nella mia autostima, cioè nel fatto di sentirmi di non valere abbastanza il mio lavoro, di, di fare schifo e che mi aveva licenziato perché io non ero sufficientemente brava. Cioè, mi sarei bevuta la storia che lui, insomma. Cercato di, di vendermi in qualche modo. Ad oggi, però no, nel senso che io so, nonostante sia difficile per me avere fiducia in me stessa, però sono arrivata ad un punto in cui posso dire che, che so di, di valere, cioè so di essere brava in quello che faccio, so eh, di avere tantissime cose che devo ancora imparare e su cui devo lavorare la, la, eh, lavorativamente parlando, ma so anche di valere molto di più e che lì non, non mi hanno valorizzata, lui non mi ha valorizzata come, come mi merito di essere valorizzata. Quindi mi è venuto questo Morale, sono fiera di me per come ho affrontato questa situazione perché, ripeto, non mi sono fatta troppo abbattere, anche se ci sono stati quei due giorni di tristezza e ancora adesso ho un po' la preoccupazione, ma più che altro il lato finanziario, ma sono anche molto fiduciosa nelle mie capacità, nel fatto che il progetto che sto portando avanti funzionerà <ride> e quindi sono... Sorpresa anche perché ripeto: fino a due anni fa, ma anche solo l'anno scorso, probabilmente non avrei reagito così. Sapete, anche il tema del fallimento in questi casi, quando uno viene licenziato, è sempre molto forte perché, magari, soprattutto quando c'è un capo del genere, no? Un capo, tra virgolette, perché poi queste persone si definiscono. Capo leader, ma non sono assolutamente né capio né leader perché credo che essere un leader significhi tutt'altro. Significhi essere una persona empatica, significhi avere rispetto delle persone che lavorano con te, significhi tutto quello che non è questa persona. E l'importante credo che sia non farsi definire ehm, da loro, cioè, OK, lui mi ha mandato via con un telegramma come se non valessi niente facendomi capire che non volevo niente, insomma, buttandomi nel cestino, sostituendomi con un'altra persona così. Quindi mi dovrei sentire una fallita, mi dovrei sentire inutile, ma invece voglio sentirmi... Non voglio sentirmi malissimo, non voglio sentirmi una fallita, voglio sentire che, anzi, grazie capo di merda che mi hai dato l'opportunità di incanalare tutte le mie energie verso qualcos'altro, verso un potenziale che magari... Dato che avevo questa cosa qui, eh, è stato un po' inespresso fino ad oggi, e grazie per avermi regalato più tempo da poter eh, dare a, al mio progetto. Insomma, vorrei cercare di appunto dare la grazia e perdonare, tra virgolette, anzi, non tra virgolette, perché poi credo che eh, il goal sia proprio quello: cercare di perdonare e lasciare andare. In questo momento ancora non ci riesco perché, come ho detto prima, è successo da poco e ho ancora un po' di risentimento, ma non per il fatto tanto di essere licenziata, ma per le modalità. Ma voglio lavorare su questo, cioè voglio dire ok, ti perdono, buona vita, grazie perché mi hai dato l'opportunità. Per cercare di andare verso la strada giusta per me dato che quella probabilmente non lo era più quindi ragazzi questo è più uno story time però volevo condividere questa cosa con voi perché mi ha molto segnato e l'altro giorno ho messo una storia su instagram per chi mi segue su instagram e molti mi hanno scritto che cosa succede uh, forza eccetera e questo era quello che è successo quindi volevo condividerlo con voi e volevo condividerlo anche perché uh, questo è un grande risultato per me c'è cioè quello di non essermi, a, essermi abbattuta troppo, di non essermi disperata troppo, sicuramente anche perché, insomma. Ho un, un altro lavoro, quindi un'altra entrata, quindi in qualche modo sono più tranquilla. Se chiaramente quella fosse stata la mia unica entrata sarei rimasta solo per, per terra, quindi forse sarebbe un po' diverso. Però parlo proprio a livello di autostima e di fallimento. Questa persona, probabilmente proprio perché ho lavorato e sto lavorando bene sulla mia autostima, mi ha fatto un regalo ragazzi, non mi ha intaccato minimamente il, la visione che ho di me come professionista e come persona. Per non dimostrarsi la persona che è, ma a me mi ha fatto forse solo un favore. Niente, questo è niente, questo è lo story time di oggi. In questi giorni spero di fare più video, dato che sono un po' più tranquilla. Mi piacerebbe sapere se anche voi avete esperienza di licenziamento e come sono state effettuate insomma le modalità, se anche voi avete mai avuto queste modalità così di merda, ma... E niente, vi mando un grosso abbraccio ragazzi e alla prossima. Ah, mi sono dimenticata di dire che in tutto ciò quando è successo mi sentivo male. Poi ehm, quella sera a Bali il proprietario della guest house che è un, un signore, ragazzi, non ho mai conosciuto un signore così buono, gentile, dolce. Infatti vi lascio in descrizione il link della guest house qualora venisse a Bali andate lì, parla italiano, vi porterà ovunque, vi farà conoscere la cultura di Bali. E quella sera Alice ha cucinato tutti gli ospiti della guest house cibo valinese gratis perché ci voleva far provare ed era felicissimo nel vederci assaggiare tutti i piatti tipici. E in quel momento lì mi sono resa conto di quanto sono fortunata a vivere tutto quello che sto vivendo e a quello che ho vissuto e non sarà di certo uno stronzo a rovinarmi questo viaggio.